Buonasera amici, bentornati ad una nuova puntata di Tutto in 300 secondi. Torniamo a voi nella giornata di oggi per parlare di un evento sicuramente importante dopo anni che se ne attendevano il finale. Parliamo ovviamente del Teatro dell'Unione, che è stato di nuovo, che è di nuovo da oggi ufficialmente fruibile per tutti i viterbesi, in generale per tutti i cittadini della provincia di Viterbo, dopo oltre 6 anni di stop. È stato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, accompagnato dal sindaco di Viterbo, Leonardo Michelini, l'abbiamo ampiamente descritto nel nostro giornale, a parlare dell'inaugurazione del teatro. Il teatro, che lo ricordiamo, era stato fondato nel 1855 su attività dell'architetto Vespignani da un nucleo di famiglie nobili viterbesi che lo hanno anche ricordato gli ospiti in studio. Hanno parlato innanzitutto era un circolo vicino alla politica, quello che era la politica culturale di Viterbo, mentre successivamente è stato poi utilizzato per tutte le campagne culturali che si sono sviluppate nella provincia di Viterbo. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha parlato appunto delle iniziative culturali della Regione Lazio che sono in essere ormai da tanto tempo e che solo nella provincia di Viterbo hanno portato a quasi una decina di strutture culturali, in particolare teatri. Ma non solo, per la rivitalizzazione del patrimonio culturale della provincia di Viterbo. Oltre ai teatri, il presidente della Regione Lazio ha ricordato anche strutture cinematografiche, tra cui l'ultima, quella di Vitorchiano, che sono state salvate o riportate in auge con fondi regionali. Il sindaco di Viterbo, Leonardo Michelini, ha invece parlato dello sforzo, dell'indubbio dell'amministrazione comunale per quanto riguarda l'attivazione del finanziamento europeo, che poi è stato in qualche modo cooptato dalla Regione Lazio per riattivare il Teatro dell'Unione. C'erano state sicuramente alcune polemiche in questi anni sulla lentezza dei lavori e sui ritardi che erano stati poi affibbiati un po' all'amministrazione comunale, un po' ai fondi stessi. Successivamente c'è stato appunto questo chiarimento che ha portato finalmente nella giornata di oggi alla nuova inaugurazione del Teatro dell'Unione. Erano presenti tutte le massime cariche locali di Viterbo e provincia. Lo ricordiamo, oltre al Presidente della Regione Lazio, anche gli assessori competenti e tutti i vertici militari e religiosi della città e della provincia di Viterbo. Molti sindaci, molte le iniziative che sono state poi ricordate, come abbiamo detto, anche per la provincia di Viterbo, non solo per la città, e hanno permesso di portare finalmente a compimento un'opera che, lo ricordiamo, ha almeno 2 anni di ritardo rispetto al cronoprogramma di partenza. Nei prossimi giorni, ha ricordato il sindaco di Viterbo Leonardo Michelini, ci sarà l'apertura del Teatro dell'Unione con orari prestabiliti al pubblico e sarà aperto, sembra, tutti i giorni con delle guide turistiche che dovranno accompagnare appunto i visitatori per la riscoperta di questo sito che, oltre a essere di valenza artistica, come ha ricordato lo stesso sindaco, e anche di valenza popolare, quindi un utilizzo popolare che la città di Viterbo avrà di nuovo dopo tanti anni di attesa. Quindi noi questa sera ci limitiamo a dire questo, nei prossimi giorni approfondiremo certamente questa importante iniziativa che ha visto la città di Viterbo protagonista dopo tanti anni di stop. Non sono solamente le strutture del Teatro dell'Unione, ma ce ne sono anche altre, come sapete, che stanno per partire, quindi finalmente ritrova la città di Viterbo un fermento culturale che non aveva da anni. Ricordo, per chi vuole condividere questa live sulle bacheche e sui gruppi, può invitare gli amici e soprattutto sulla propria bacheca per poter far conoscere questa realtà video che noi portiamo avanti sul web, ma presto non solo sul web, in tutta la provincia di Viterbo.